Il Festival del Cinema Europeo premia con l'Ulivo d'Oro Milena Vukotic, l'ennesimo riconoscimento ad una carriera che l'ha portata ad essere una delle attrici più amate, pur senza essere particolarmente bella né bionda né formosa. Eh sì, la cosa che mi è stato sempre detto, comunque è più importante forse sentire quello che si fa, più che apparire. Una popolarità e fama regalatele soprattutto da personaggi che hanno fatto la storia del cinema, come la signora Pina, l'indimenticabile moglie di Fantozzi, o nei panni di nonna Enrica, in una delle fiction televisive di maggiore successo, ruoli amati con cui ha dovuto anche convivere accettandone la schematizzazione e lasciando tante aspettative ancora nel cassetto. Vorrei fare delle assassine, vorrei fare delle donne fatali, vorrei fare un clown, ecco, quello mi piacerebbe tantissimo, che in un certo modo si fa sempre un po', però le cose a tinte forti mi piacerebbe fare, sì. Un premio, l'Ulivo d'Oro, che non poteva essere diversamente, visto il suo legame cinematografico con la Puglia. C'è un legame forte che è il mio marito Lino Banfi, col quale ormai convivo da circa 18 anni, perché